ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi vi do il benvenuto con questo look. Ho scelto questo look perché mia sorella mi ha fatto vedere questa foto di Cara Delevingne in cui indossa appunto questo trucco per una sfilata, è veramente bellissimo. Siamo riusciti a trovare su internet soltanto una foto, quindi mi sono ispirata al trucco che ha Cara Delevingne, ma insomma l'ho fatto ovviamente mio. Abbiamo veramente dei colori stupendi che io non sono solita usare, però ho deciso di provarci perché veramente era stupendo guardato in foto. E niente ragazze, io ve lo consiglio ovviamente per la sera, ovviamente, assolutamente, perché comunque è colorato, è pieno di colore, è shimmer, è metallico, è veramente molto intenso, quindi assolutamente consigliato per la sera e in particolare per qualche serata in cui volete essere al centro dell'attenzione e vi sentite di usare con un bel trucco forte. Sulle labbra ho applicato un balsamo labbra perché voglio tenermi proprio il più naturale possibile, visto che ho usato così tanto sugli occhi, ma ovviamente potrete utilizzare qualsiasi altro tipo di rossetto, comunque che sia nei colori del neutro, insomma, non sia anche esso, a meno che non vogliate, non lo so, fare un trucco proprio particolare per qualche evento, non lo so, tenetevi sui toni neutri. E niente ragazze, io spero che il trucco vi piaccia, vi lascio il tutorial. Come primo step vado ad utilizzare una matita come base. Questa in particolare è la Gouache nella colorazione 020 Fashionista. La vado a stendere su tutta la palpebra mobile, coprendola interamente, dopodiché ci andrò a lavorare sopra. Andiamo a sfumare con gli ombretti e il primo che vado a prendere, allora io ve li faccio vedere, poi quando monterò il video ci metterò i nomi sotto perché stando nella palettina composta non ci sono scritti i nomi vicino e non me li ricordo perché sono gli ombretti di mia sorella di MAC, quindi non li so a memoria come ad esempio quelli di Nabla. Ad ogni modo, per sfumare questa base che ho applicato, andrò ad utilizzare questo colore e questo qui. Li miscelerò, quindi praticamente quando li prelevo vado a prendere un po' di questo e un po' di questo. Vado con un pennello a lingua di gatto e li vado a tamponare. Vedete subito come il colore viene subito molto intenso. Li vado a tamponare appunto sulla matita che ho applicato. Tamponare e attirare leggermente. Fatto questo, quindi fissata la base con gli ombretti in polvere, vado a prendere un pennello da sfumatura piccolino, quindi abbastanza preciso, ed è il 231, quello che utilizzo sempre, di Zoeva. Con questo pennellino qui invece vado a prendere un colore un po' più scuro per dare intensità, ed è questo qui che è più intenso, e vado all'angolo esterno dell'occhio andando pure a sfumare i bordi del trucco. Questo ragazzi è abbastanza un lavoro di pazienza perché dobbiamo man mano costruire la sfumatura perfetta, quindi dobbiamo man mano andare ad aggiungere, andare a sfumare, andare a vedere il colore, dove ce ne vuole di più, dove ce ne vuole di meno, dove bisogna intensificare, quindi piano piano di far uscire il trucco. Quindi con questo blu scuro vado a debordare e a dare la forma al mio trucco, quindi andando anche sulla palpebra fissa. Adesso vado a prendere un colore più chiaro. In questo caso utilizzerò questi pigmenti che sono sempre di MAC, ma mia sorella mi ha spiegato che sono di una collezione pro, una cosa del genere, e quindi non sono in vendita. Comunque, con un pennello a lingua di gatto leggermente bagnato, quindi vado leggermente a spruzzare un po' di acqua e vado a prelevare questo pigmento e lo applico al centro della palpebra mobile. Fatto questo, vado a colorare anche la rima ciliare inferiore e quindi con un pennello piatto prelevo sempre un po' del colore scuro e vado appunto vicino vicino alla rima. Ah, mi sono dimenticato uno step che avrei potuto fare anche dopo, ma visto che poi stavo già sfumando, la rima ciliare inferiore, vado quindi con la matita nera che applico sia sopra che sotto nella rima
interna dell'occhio. Applicata la matita, quindi vado a fare quello che vi stavo dicendo prima. Prendo un colore, prendo il colore più scuro che ho utilizzato, il blu intenso, e vado a colorare la rima ciliare inferiore attaccata alle ciglia. Ok, ragazze, fatto questo, vado a prendere un pennello un po' più ampio da sfumature. Utilizzerò il 217 di MAC. Con questo pennello vado a prendere questo colore qui, un marroncino molto delicato da sfumatura. Ne prelevo un po' alla volta e vado ad applicarlo per sfumare i bordi del trucco e dare un po' più di tridimensionalità. La cosa importantissima per quanto riguarda questo tipo di make-up è sfumare al meglio, per non ottenere chiazze, per avere un colore graduale, quindi la sfumatura è molto importante. Voi sfumate fin quando non credete che avete raggiunto il livello desiderato, insomma. Adesso, ragazze, andiamo con l'eyeliner e utilizzerò il Super Liner Perfect Slim della L'Oreal. Mi sono trovata benissimo con questo liner, è facilissimo da utilizzare perché io amo questi pennellini a punta in feltro. Vi dicevo, ce l'ho da tanto, non si è mai seccato, è sempre scritto benissimo, è nero, veramente molto valido. Con lo sguardo dritto nello specchio segno la codina e l'eyeliner. Ora, ragazzi, applico il mascara e applico il Better Than Sex Waterproof. Ne applico un bel po' per incorniciare bene lo sguardo e, insomma, tenermi alla portata del trucco, che è abbastanza pesante. Vado a sistemare le sopracciglia. Dopodiché, con un pennello un po' più ampio, prelevo un color burroso, ecco, che mi serve per illuminare appunto arcata sopraccigliare in maniera sobria. Applico un po' di mascara anche per quanto riguarda le ciglia inferiori. Adesso che ho concluso gli occhi, vado a pulire il viso con un po' di tonico, perché comunque i brillantini mi sono andati a finire un po' dappertutto, quindi per pulirlo. Ho pulito quindi il viso con un po' di tonico e adesso vado ad applicare il mio fondotinta sublime nella colorazione 02, miscelato alla BB Cream di Avril. Le applico con una spugnetta inumidita, questa è la Beauty Blender della Real Techniques, e quindi vado a stendere la base. Stesa la base, vado a correggere le occhiaie e i brufoletti e quindi le imperfezioni che ho in giro per il viso. Utilizzerò questa penna correttore che si chiama Penna Correttore SOS Brufole Imperfezioni e questa è del marchio Bottega Verde, sì. L'ho comprata un po' di tempo fa, comunque è discreta, diciamo che non la ricomprerei perché non è niente di che, è un correttore fatto a matita praticamente. Diciamo che la sua funzione dovrebbe essere quella di, oltre a coprire l'imperfezione, anche curarla, perché all'interno avrebbe delle funzioni curative, insomma. Però sinceramente non lo so questo, non l'ho riscontrato particolarmente. Quindi vado a coprire le mie imperfezioni. Ce n'è un sacco come al solito, perché vado a schiacciare il mondo e quindi ovviamente faccio schifo. Vado con il mio pennellino fantastico, questo qui della Real Techniques, che utilizzo sempre per i correttori, vado a sfumare leggermente in modo da ottenere la pigmentazione più naturale possibile, pur coprendo i rossori, le imperfezioni. Vado un po' anche ai lati del naso.
che non li correggo quasi mai, però ho un leggero rossore anche lì. Infatti mia sorella me l'ha ricordato. Questo pennello è fantastico, ragazzi, anche per fare questo tipo di lavoro, perché è morbidissimo ma sfuma alla perfezione, non va a spostare, va veramente a fare un lavoro quasi perfetto. Vado poi con un po' di Bella Sveglia e Nabla 1.0 e correggo anche l'occhiaia. Lo faccio qui sotto. Di vado di cipria, utilizzo la Essence All About Matte, prima sul contorno occhi. Dopodiché vado con un pennello più grande. Questo qui è il Powder Brush della Real Techniques. Faccio un po' di contouring con il pennello della Bifoli, questo qui angolato, e la Terra di Avril. Vado poi con un blush rosato e quindi con questo colore, comunque il rosa, smorzo un po' i toni molto intensi che ho utilizzato sugli occhi, vado a colorare le guance. Vado di illuminante, questa volta utilizzo l'Angel di Nabla, questo meraviglioso, con il pennello 134 Luxe Powder Fusion della Zoeva. E guardate che meraviglia, bellissimo. Ora ragazze, il pezzo forte, mi avvicino un po'. Praticamente gli occhi non sono conclusi perché manca l'angolo interno. Ho deciso di utilizzare questi pigmenti che si chiamano, non so se sto leggendo il colore, il nome del colore, comunque c'è scritto Metal Powder, non lo so, questi insomma, che sono d'oro praticamente, e li andrò ad utilizzare. Madonna ragazze, cioè, non so se vorrei rovesciarli, ma è proprio cangiantissimo, mamma mia, sembra oro fuso veramente. E per quanto riguarda le labbra, ragazze, decido soltanto di applicare un burro cacao, questo è la nocciutella, mamma mia, una delizia, di Alchemilla, e ho deciso di applicare soltanto questo perché le labbra le voglio lasciare esattamente così, non voglio applicare né un nude né nient'altro, le voglio lasciare proprio naturali. Ma comunque appunto potreste andare ad applicare un nude, un color rosa sempre molto delicato. Io opterei sempre per dei colori delicati perché gli occhi sono molto 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 intensi. Niente ragazze, questo è il look finito, io spero vi sia piaciuto, vi possa essere utile e possiate riproporlo per qualche serata in cui volete magari essere molto eccentriche, avete voglia di usare. Vi mando un bacio, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e soprattutto se non siete iscritte iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Vi mando un bacio e al prossimo video.